La presentazione è grosso modo organizzata in due parti, come vedrete. La prima è più leggera e tutti i ricercatori, le ricercatrici, gli ordinari, tutti quelli che sanno di robotica mi perdoneranno perché sparerò un po' sulla Croce Rossa. Qualcuno di voi si offenderà, non vi offendete troppo, ecco. Lo sparare sulla Croce Rossa significherà sparare su tutti coloro che sostengono che l'intelligenza artificiale è in arrivo, dove la A e la I del titolo sono maiuscole, non l'intelligenza artificiale di Siri che ti parla, della televisione che capisce se tu gli mandi comandi, la Samsung che poi fa casino perché questi dati chissà dove li mandano, no, quella vera, quella di Terminator, quella che insomma che è indistinguibile dall'intelligenza umana, l'intelligenza veramente artificiale. Quella che McCarthy aveva a cuore, quella che quando McCarthy diceva ma qui IBM ci ha tirato una fregatura, questa non è la vera intelligenza artificiale, giocare a scacchi in questo modo non è il modo in cui noi volevamo che gli scacchi fossero giocati dal computer, così si fa ingegneria, invece noi vogliamo fare intelligenza artificiale. E, ecco, che questa intelligenza artificiale non ci sia e non ci sia neppure all'orizzonte sarà argomento della prima metà della presentazione. La seconda metà invece sarà quindi una risposta, come dicevo, scusate, la prima metà negativa alla domanda. No, non c'è da essere preoccupati, perché non c'è proprio il fenomeno. Mi chiedeva un collega con il quale discutevamo, ma quindi è come avere paura degli squali? No, è come avere paura dei fantasmi. Degli squali bisogna avere paura, perché ci sono gli squali. Dei fantasmi non bisogna avere paura, perché non ci sono i fantasmi. Allora, questa è la prima metà, dove di nuovo lo dico l'ultima volta, qualcuno mi perdoni per se vado a toccare nervi vicini ai propri interessi. Invece nella seconda metà quelli che mi hanno perdonato nella prima dovrebbero essere rincuorati, perché la risposta invece è sì, cioè ci dovremmo molto preoccupare, ma dell'intelligenza artificiale con la A e la I minuscola, quella che in altri contesti sarebbe preferibile definire come smart technologies. Di queste c'è veramente da preoccuparsi e cercherò di illustrare almeno quattro ragioni per cui ci si debba preoccupare, ma delle cose che stanno accadendo veramente, non di quelle che vengono presentate per ragioni, diciamo, di vendita del libro, di finanziamento pubblico acquisito o altro. Ora, come dicevo, si parte da lontano, da molto lontano. Allora, quando i giornalisti scrivevano l'Iliade, cioè altri tempi, insomma, quando gente e tanti secoli fa, avevano già capito che l'idea di avere qualcuno che facesse le cose per te era una bellissima idea. Questo è Vulcano che descrive a un certo punto questi suoi schiavi che girano e sono dei tre piedi, come potete leggere, che girano nella sua stanza e sono, come dice là, sono bellissimi a vedersi, fanno le cose da soli e il finale è marvelous indeed to see, cioè delle cose straordinarie. Questi sono dei robottini, che delle app, insomma, che funzionano benissimo, fanno le cose per te. D'altronde, se uno poi legge Aristotele, la descrizione di Aristotele dello schiavo, voi togliete la parola schiavo e mettete il robot, al suo posto è identica, è qualcuno che fa le cose per te e che tu o non vuoi fare o non puoi fare. Quindi quella storia della robotica è antichissima, ed è antichissima anche, magari ne discutiamo durante il Q&A, spero che ci sarà modo, anche proprio per capire, tocco l'argomento momentaneamente, poi ci torneremo magari dopo, per capire l'importanza di quanto sia bello non avere un lavoro. Questo si può dire ovviamente in un contesto accademico, lo può dire un filosofo, ma è dal giorno uno che il programma umano è sempre stato quello di non lavorare. Allora, quando l'intelligenza artificiale comincia a dire preoccupiamoci perché ci toglierà il lavoro, bisogna capire qual è la preoccupazione effettiva, non l'assenza del lavoro, ma l'assenza di altre due cose che purtroppo sono state associate al lavoro da un po' di tempo o da sempre. Da sempre che è il salario e da un po' di tempo che è lo status sociale. Ma questi sono altri problemi che magari vedremo durante il Q&A. Da sempre qualcuno dovrebbe fare il lavoro per te. Ora, ci sono due narrative, una è questa, ed è questa la prima parte della presentazione. Non voglio rovinarvi il film, se non avete visto, i nostri colleghi lo chiamano Ex Machina, ma è Ex Machina, ovviamente, ve lo sconsiglio, molto. È un pessimo film, fatto male, pretenzioso e
non affidabile da un punto di vista di che cos'è il test di Turing. Se poi avete tempo e soldi da perdere, perché no? Ma è un po' questo il robot che abbiamo in mente, il robot che dovrebbe conquistare il mondo, rimpiazzarci, la singularity di cui parlerò male per un circa mezz'ora adesso. Questa è una delle narrative di cui abbiamo bisogno, è la narrativa della science fiction. Lui non ha bisogno di introduzione. E questo invece è raccomandabilissimo di film. Allora, quali sono gli argomenti che oggi circolano da parte dei neosofisti? Cioè di coloro che per guadagno personale sostanzialmente o per sciocchezza, io preferisco l'intelligenza del guadagno personale anche se malvagia, piuttosto che alla sciocchezza di chi dice cose di cui non dovrebbe proprio occuparsi, ma nell'uno o nell'altro caso la valutazione degli individui in questione è pessima. Allora, quali sono gli argomenti che vengono presentati per far sì che ci si preoccupi? Cioè si va dal giornalista e gli si dice guardi che c'è un problema qui, guardi che queste cose qua stanno andando a scatafascio per una serie di ragioni ovvie. La robotica o la science fiction di cui prima non è science fiction, questo sta avvenendo dietro l'angolo. E Terminator sta proprio lì, insomma. La singularity è in arrivo. Allora, io adesso vi farò vedere una serie di argomenti che vengono presentati da chi sostiene che la singularity è in arrivo, che l'intelligenza artificiale sta per esplodere, che noi sostanzialmente siamo nei guai per questa ragione. Il primo è un argomento bellissimo e si chiama se, allora. Lo trovate ovunque, io non farò riferimenti perché siccome sono imbarazzanti, non faccio note di chi ha detto queste cose, ma vi assicuro che queste cose sono state dette da persone che hanno posti di lavoro in università anche prestigiose. Spero che il riferimento sia sufficiente. Allora, prima cosa, ci dobbiamo preoccupare dell'intelligenza artificiale, sta per arrivare, ma perché? Se allora, se l'intelligenza artificiale dovesse arrivare, ma saremo nei guai. Per dirla in un cattivo italiano, se arriva l'intelligenza artificiale, allora siamo nei guai. Questo ragionamento è perfetto, non fa una grinza. Chiunque abbia fatto il corso di logica 1 sa benissimo che se allora funziona. Il problema è che funziona anche per i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Cioè, se arrivano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, siamo veramente nei guai. Verissimo, ma ci mancherebbe, ma siamo ancora più nei guai. Il problema è che non arrivano e quindi l'allora non segue. È il se mio nonno fosse stato, eccetera, eccetera, allora era un flipper. Ecco, volgaramente, è un riferimento romano che spero non abbiate capito. È vero, di qui la presa sul pubblico. Sì, in effetti, se dovesse arrivare l'intelligenza artificiale saremmo veramente nei guai. Ergo dobbiamo preoccuparci. No, ergo andiamo a vedere la premessa. La premessa non sussiste e quindi dobbiamo stare tranquilli. Dice, però lei, professore, sta sottovalutando una cosa importante. L'altro argomento è che si basa sulla possibilità. L'intelligenza artificiale è possibile. È possibile. Qui il filosofo si riscalda subito e dice, è possibile in che senso? E qualcuno si chiede, perché adesso ci sono anche tanti sensi di essere possibile? Ma certamente, ce ne sono almeno due, per non parlare di tanti altri. Chi ha fatto il corso di logica modale lo sa benissimo. C'è la possibilità che io domani perda il treno, possibilissimo, sono in ritardo, cioè. E c'è la possibilità che io domani vinca la lotteria, possibile ma poco plausibile. C'è poi la possibilità che è semplicemente la negazione dell'impossibile, cioè è possibile che un essere umano viva eternamente? Sì, non c'è contraddizione nell'assumere che un essere umano viva eternamente. E tuttavia io non consiglierei a nessuno di investire in questa possibilità. Allora, c'è il possibile che è semplicemente la negazione dell'impossibile. E poi c'è il possibile che è il più o meno plausibile. Ora qui noi stiamo parlando nell'intelligenza artificiale, per quello che ne sappiamo, del fatto che negare la possibilità dell'esistenza dell'intelligenza artificiale non è ragionevole. Quello che è ragionevole è dire che è altamente implausibile, che non succederà, che non ci sono ragioni per credere che stia per avvenire. Cioè che in realtà la possibility in questione è semplicemente una possibilità logica. È la stessa possibilità che noi abbiamo che nel gettare quella moneta, che è 50-50, cioè che è perfettamente
bilanciata, venga ogni volta che la lanciamo sempre testa. È possibile? Sì. Plausibile? No. Non succede. Perché? Perché ci sono tante altre ragioni. Allora, il ragionamento qui avviene subito, voi leggete il testo, e pian pianino viene presentato il possibile come... Cioè, ma lei sta negando, come fa a negare la possibilità dell'intelligenza artificiale? Che ne sa? Il futuro è aperto, giustissimo. Ma così è come è aperto anche il futuro della monetina che cade sempre di testa. Non succede. Allora, qui dobbiamo eliminare non soltanto il se e allora, ma anche una possibilità che è semplicemente una possibilità logica. Se è di possibilità logica di cui stiamo parlando, allora non stiamo lavorando su un piano scientifico. Se invece è di possibilità in termini di plausibilità, di condizioni effettive attuali che possono essere realizzate in futuro, beh, queste devono essere mostrate. Non basta dire è possibile, non c'è contraddizione nell'assumere che l'intelligenza artificiale avvenga. Dice forse, ma questi due argomenti magari li togliamo di mezzo perché in effetti sono un po' deboli. Allora, per toglierli di mezzo definitivamente, io presentavo a un collega recentemente la possibilità che qualcuno in Nigeria ti abbia veramente spedito 10 milioni di dollari. È possibile? Oddio, cioè, è possibile. Vorresti agire su questa possibilità? Non credo proprio, è perché è una possibilità appunto di non necessariamente impossibile, ma non del fatto che ci sia la possibilità che qualcuno ti mandi, lo zio che tu non hai mai conosciuto, vivi in Nigeria da sempre, ti manda 10 milioni di dollari, basta che mi mandi il tuo conto corrente. Insomma, attenzione. Allora qui quello che ci stanno vendendo è uno scam nigeriano, cioè l'intelligenza artificiale fino a questo punto è possibile nel senso di possibilità logica, nella stessa misura in cui no, i 10 milioni di dollari arrivano dalla Nigeria. Avete capito come funziona quel giochetto? Va bene, allora, il se allora non va bene. Il could, è certo, se il could è in realtà è una possibilità logica, allora non andiamo bene da nessuna parte. Però c'è qualcosa di più. Qua, professore, lei sta negando, in realtà, non capisce, non sa, non frequenta, non si è documentato, su il valore esponenziale della crescita dell'intelligenza artificiale. Da sempre questa intelligenza cresce, fa sempre di più, fa sempre di meglio. Crescita esponenziale. Uno ci riflette un attimo, ma che è questa crescita esponenziale? Allora, la crescita esponenziale vi dimostra questo. Questa è una bella cosa che è uscita sull'Economist. Nel 1929 i tacchini pesavano quasi nulla, intorno a 13 kg. Dopo un po', scusate, 6 kg, dopo un po' sono arrivati a 13 kg, sono raddoppiati i tacchini. In effetti, io me lo ricordo, il tacchino di un tempo era un animaletto, adesso ci sono dei tacchinoni enormi. Allora tu prendi, la crescita è esponenziale e arrivi a Turkzilla. Perché ovviamente il tacchino raddoppia ogni tot anni, quello raddoppia, tra un po' diventerà più grande di noi, diventa più grande del pianeta, diventa più grande dell'universo. La cosa migliore è mangiarseli tutti subito, ammazzateli quando sono nati, perché il tacchino è una bestia feroce. Dice, beh, questa cosa però a me non mi convince. Ma come, prima ti piaceva l'exponential, adesso non ti piace? Qual è la differenza tra l'exponential della mia Roomba, che torna poi, cioè del robottino che pulisce per terra, a costi sempre minori, con minore energia, sempre più efficiente, di più, però il caffè non lo fa mai, perché Roomba pulisce per terra. Lei il caffè non sa neanche come, no, neanche lo spelling del caffè. E il tacchino, qual è la differenza? Che queste estrapolazioni non hanno alcun senso. Cioè non ha senso dire, certo, la vita umana, tanti anni fa la media 30 anni, poi 50, 60, 70, 80, un giorno di questi diventiamo immortali. No, sei un cretino, non hai capito proprio come funziona. Perché in quella bolla c'è un massimo entro il quale ci si sta sviluppando e poi si arriva a una funzione di stasi. E allora nella iconologia classica, quello che noi dovremmo avere non è questa curva che va su e grosso modo l'argomento qui funziona in termini di eccetera, cioè un dito che punta. In realtà le crescite sono fatte così, e qui è il luogo giusto al Politecnico per fargliele vedere queste cose. Sono curve logistiche, cioè c'è un momento di crescita, un momento vagamente esponenziale e poi c'è un momento di stasi. Questo se lo si fa vedere a qualcuno che ha un business qualsiasi, lo capisce tutto subito.
il prodotto va, vende, vende sempre di più, poi comincia a diventare un po' in minor crescita, arriva a maturità, meglio trovare un altro prodotto, perché quello lì non è che da oggi tu ne vendi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ma dove? Non funziona così in nessun parte del mondo. Allora, di nuovo, l'intelligenza artificiale, in che modo ha questa cosa esponenziale? Ma dice forse, però, qui lei ha introdotto la questione del tempo, allora qui bisogna fare i conti con il tempo. Se il se allora non funziona, se il could non funziona, se l'esponenziale non funziona, però prima o poi questa cosa avviene. Prima o poi. Prima o poi non è un argomento. Prima o poi ha questa pseudo scientifica rappresentazione. Ora, Singularity, per chi non, per fortuna non ne ha mai sentito parlare, beato lui o beata lei, perché sono certe cose pornografiche, non dovrebbe circolare, è quest'idea che si raggiunge un punto, come vedete lì, quel punto verde di intersezione, oltre il quale l'intelligenza delle macchine parte, diventa superiore, si autogenera, si autocontrolla, prende il controllo del mondo e noi restiamo indietro. La linea rossa continua a svilupparsi bassa mentre le macchine arrivano oltre. Ora, guardate un attimo questo grafico. Questo grafico lo presentasse uno studente di primo anno, sarebbe bocciato subito. Non c'è una metrica, è tutta fantasia. Anzitutto il fatto che time. Allora, se quella distanza 1950-2000 è la metrica che stiamo utilizzando, voi capite che quello zero sta qualche secolo fa. Ora, noi in teoria avremmo avuto un'evoluzione dell'intelligenza umana nel giro di qualche secolo, ma non è vero. Cioè, l'intelligenza umana si sviluppa su migliaia e migliaia e migliaia di anni. Quindi già la linea rossa è una bufala. Non è vero, noi siamo piatti da sempre. Allora, quindi la linea rossa non ha senso. Poi, quella curva che si impenna, di che cosa stiamo parlando? Il bello del mescolare le carte. Guardate a sinistra nella colonna delle Y. Intellectual level power. Intellectual. Ma da quando in qua noi attribuiamo a questo povero computerino qui una potenza intellettuale? In realtà il gioco l'ha già risolto. Tu cominci a parlare della potenza di calcolo in termini di potenza intellettuale, la potenza di calcolo cresce, ergo cresce la potenza intellettuale, bingo. No, bingo nulla, non a chi faccia attenzione alle parole. E allora, questo genere di grafica, che poi va molto, è la prima che trovate su internet, ma di queste ce ne sono in abbondanza, è priva di senso. In realtà questa costruzione esponenziale non ha senso. Allora, l'esposizione esponenziale in realtà non è molto sensata, si comincia un po' a giocare in difesa. La difesa è, ma immaginiamo pure che tu abbia ragione, questa intelligenza non arriva, non ci sta, in effetti ancora oggi cercare di far capire a questo computer che la preparazione era stata fatta in PowerPoint da un Mac è già un miracolo. Infatti stiamo presentando un PDF, perché questo povero computer non lo capisce. E andiamo avanti così. Però certo, qui è una questione di responsabilità. Allora, uno degli argomenti che trovate sempre in questo zuppone di roba è meglio essere un po' attenti, meglio essere safe than sorry. È meglio piuttosto correre pochi rischi che lasciare tutto nelle mani di computer impazziti, Terminator che va avanti a destra, a sinistra, spacca. Una volta che questi non sono stati controllati, i rischi saranno pochi, ma se dovesse avvenire poi siamo finiti. Allora, con lo stesso criterio voi dovete portare un elmetto di questo genere, in modo che così i marziani non vi leggano quello che succede nel vostro cervello. Dice, ma non ci sono marziani. Meglio safe than sorry. È nel dubbio, non si sa mai. Dice, ma lei allora che fa? Torna in aereo a Londra? Veramente? Ma lo sa che gli aerei cadono? Meglio safe than sorry. Non prenda l'aereo. I rischi si fanno, sono dei rischi calcolati. Il fatto che noi qualche cosa lo sviluppiamo, inclusa l'intelligenza artificiale, inclusa la povera Roomba che fa tutto un bel lavoro, vanno calcolati sulla base della plausibilità, di nuovo, dei rischi corsi. Ora, i rischi qua sono non minimi, non ci sono proprio in termini di realizzazione dell'intelligenza artificiale. Allora, il safe than sorry è in realtà una mossa retorica per mettere paura. Dici, nel dubbio, ma il dubbio non ce l'avevo, perché ce lo dovevo avere ora e poi doverlo eliminare attraverso operazioni di tipo precauzionale? Questo è il più bello di tutti. Questo io l'ho sentito diverse volte. Allora, anche in questo caso, noi abbiamo avuto torto prima, in passato. We have been wrong before. Certo, qualcuno in passato ha detto,
non riusciremo mai a volare. E adesso ci sono gli aerei. Qualcuno ha detto, non riusciremo mai a rompere l'atomo. Ma adesso ci sono i nucleari. Vede. Qualcuno ha detto, qualunque cosa poi sia veramente successa, e vedi che adesso è successo. Allora, con questo ragionamento, qualcuno, lei dice, l'intelligenza artificiale non succede, e con lo stesso ragionamento, domani vedrai che daremo la prova che è successo. Allora, il we have been wrong before è un bellissimo argomento che io raccomando a tutti, soprattutto ai miei studenti, perché permette di vincere qualsiasi argomento, non importa quale scemenza uno stia dicendo. Perché chiaramente uno prende A, che è stato negato, dimostra che poi A è accaduto, poi prende B, che è una qualunque scemenza, prende B come negato e con questa analogia dice che B avverrà in futuro. Ma questo è esattamente una cosa che apre tutti i lucchetti, ma perché li spacca tutti, non perché hai trovato la chiave. Cioè questo apre qualsiasi porta semplicemente perché le sfonda. Sfonda semplicemente tutte le porte. È un argomento in realtà troppo forte. Con questo argomento voi dimostrate tutto e il contrario di tutto. Allora funziona anche certo per l'intelligenza artificiale, ma purtroppo funziona con tutto. Funziona anche con l'immortalità umana. Noi in passato abbiamo pensato che non ci sarebbe stata soluzione per, non so, una malattia qualsiasi, per le cataratte. Oggi le cataratte si curano, è una banalità. In passato abbiamo pensato che eravamo tutti mortali, domani cosa? Con questi ragionamenti analogici uno fa soltanto pasticci. Allora, anche in questo caso non stiamo andando da nessuna parte. Resta ancora un'ultima spiaggia del poveretto che sta cercando di convincere sostanzialmente il governo di dargli 10 milioni di dollari per occuparsi degli alti rischi dell'intelligenza artificiale che sta arrivando. Oddio. C'è la expert survey. E io chiedo all'esperto. E qui qualcuno me lo deve dire, qui come stanno andando le cose. E chi meglio dell'esperto può dirmi o non dirmi se l'intelligenza artificiale sta arrivando oppure no? E allora noi da chi andiamo? Oh, questa tra l'altro purtroppo è... basta poco, ci vogliono 2 minuti su Google, c'è questa expert survey ed è stata fatta da un collega esattamente più o meno nella misura in cui adesso ve la descrivo. Da chi andiamo? Andiamo a chiedere, fammi un po' pensare. Allora, se io voglio sapere se esistono i miracoli, fammi un po' chiedere ai preti. Io chiedo a un sacerdote, ma i miracoli esistono? Tutti i sacerdoti che abbiamo intervistato, il 99% sostiene che i miracoli esistono. Oh, dico ragazzi, 99%, dico, non è che si scherza qui. Adesso io, expert survey, vado dagli esperti dell'intelligenza artificiale e chiedo, è possibile, avverrà? Il 99% degli esperti di intelligenza mi dice che sta per arrivare. Seriously, cioè questo è il modo in cui tu conduci la scienza oggi, ma siete matti. Andiamo a chiedere magari a uno scienziato cognitiva, che dice, nello scienziato dice, ma allora tu ce n'hai uno in casa, perché è la moglie, dice, ma questa intelligenza, guarda Luciano, noi veramente non sappiamo neanche che è l'intelligenza, per cui io non so di cosa state proprio parlando, noi facciamo neuroscienza, non abbiamo idea di cosa sia l'intelligenza umana, riprodurla, boh, cioè, io non so l'oggetto di cui sto parlando, come faccio a riprodurlo? Allora tu capisci subito che magari il 99% degli scienziati che si occupano di scienze cognitive e di neuroscienza pensano che tutta sia una fandonia, cioè che semplicemente si stia parlando di fuffa, di cose, di soldi che devono essere spremuti dal governo. Allora la expert survey io farei attenzione, c'è modo di farle in maniera intelligente, quello di chiedere a chi ha un vested interest nel far sì che tutti credano che sia possibile, non è il modo migliore, ecco, ci siamo, no? Allora, siamo un po' arrivati appunto al povero expert che bends le cose a suo uso. C'è poi quest'ultimo argomento e siamo quasi arrivati, il no yet. Questo è bellissimo perché questo qui in realtà è un caso di friendly fire. E I hate friendly fire. Questo friendly fire purtroppo non è presentato da chi non crede, parola sbagliata, da chi semplicemente constata l'assenza di qualsiasi condizione di possibilità attuale dell'intelligenza artificiale, quella con la I e la maiuscola in futuro. No, questi sono quelli come me che purtroppo, dovendo parlare con i matti che invece pensano che la singularity stia dietro l'angolo, mi dicono semplicemente, ah ma lei allora pensa che non succederà mai, sarà impossibile, e tu sei uno scienziato, un filosofo serio, e l'impossibile è una parola forte, la usi con molta cautela, impossibile è un triangolo con 4 lati, l'impossibile è il contraddittorio per chi ha fatto 2 corsi, ma anche uno di logica,
L'impossibile è come il random perfetto, è una cosa rarissima. Allora tu sei costretto a dire: no, guardi, non è impossibile. Ah, allora è possibile. No, lei non ha capito, mio caro giornalista. Io non ho detto che è possibile. Ho semplicemente detto che l'impossibile è una cosa talmente rara che dire che sia impossibile non è possibile. Però si ricordi, no, dello scam nigeriano. È possibile in quel senso lì. Allora il friendly fire qui è che molti di noi, quando interrogati dal giornalista, poi sono costretti a dire: allora sì o no, mi dica, se ne esco con no yet, non ancora. E molte, moltissime, bravissime persone, grandi esperti, vi dicono semplicemente: guardi, per quello che ne sappiamo noi, ancora non succede, non succederà, non oggi, non domani, non nei prossimi 20 anni. Resta sempre però il tarlo, per questo è un argomento usato poi per portare acqua al mulino della singularity, resta sempre il tarlo, no yet, ma allora in futuro, un giorno di questi. E questo purtroppo è un friendly fire. Allora, noi un test ce l'abbiamo e cominciamo a entrare nella seconda parte del talk. Noi in realtà un piccolo test per capire come, se l'intelligenza artificiale è arrivata oppure no, ce l'abbiamo. Non è un gran test, ne si discuteva con Massimo Durante, è in realtà una cosa molto molto semplice, elementare, ed è il test di Turing. Ora, qui al Nexa non devo spiegare che cos'è il test di Turing, però magari per quelli che ci stanno sentendo, al volo, non so se vedono anche le immagini i nostri, non quelle. Allora, ci siamo noi da una parte in una stanza, e ci sono due agenti, di cui non conosciamo la natura, nelle altre due stanze. Uno è un computer e l'altro è un essere umano. Non sappiamo chi è chi. In questo caso non sappiamo se A o B è un computer o un essere umano. Noi siamo C. Turing nel 1950, ricordatevi, 1950, 50, è importante, questo 5 ritorna, e dice, presentando il test: ma secondo me non c'è modo di capire che cos'è di dare risposta alla domanda can machine think, perché lui, essendo un genio, vi dice nel paper, dice: perché non abbiamo idea né di che cosa significhi machine né di che cosa significhi think. Geniale, voglio dire, una lezione che noi poi ci siamo scordati. Però si può fare un test. È un po' come dire: io non so chi è che sa guidare la macchina, però gli faccio un test, se passa il test è uno che sa guidare la macchina. Qualunque cosa sia il saper guidare la macchina. Allora noi mettiamo un uomo o una donna, poi nel suo caso c'era anche tutto un problema di quale non tratteremo, insomma, dall'altra parte, è una macchina. Se voi nel fare domande per 5 minuti il 70% delle volte non capite chi è chi, beh, la povera macchina avrà passato il test. Sarà tanto intelligente quanto almeno l'essere umano che voi avete scelto di mettere dall'altra parte della stanza. Bene. Come stiamo andando con questo test di Turing? Oh, questa è una cosa di una banalità, brutalità elementare, cioè ridurre l'intelligenza umana a questo significa veramente ridurre, non so, tutta la cucina alla pizza margherita, cioè proprio vuol dire parlare dell'ABC, però c'è meglio di niente. Allora, siamo arrivati al pian terreno. Come stiamo andando col test di Turing? Allora, Turing nel 1950 scrive: nel 2000 le macchine passeranno il test. Perché il 2000? Perché era il 1950. Ci abbiamo 5 dita, aggiungi 5 decenni e arrivi al 2000. Fanno così a Cambridge, adesso vi farò vedere, cioè, questa è la scienza come la fanno a Cambridge. E allora aggiungiamo 50, 2000, non si è proprio vista questa intelligenza artificiale, voi ne siete accorti? Di stupidità in giro ce n'è tanta, ma di intelligenza artificiale ancora no. Uno dei jokes che trovi online dice: printer not found. E il tizio dice: it's right there. Cioè, come fai a non trovare la printer? Sta là davanti. Ma perché il povero attrezzo? Cioè, giustamente non trova la printer, però ovvie ragioni. Quindi jokes. Allora, il 2000 non ha avuto successo. Nel 2018 Eric Schmidt, Google, in un'intervista dice: ma Eric Schmidt è molto più intelligente di altri, dice: non io ritengo che l'intelligenza artificiale passerà al test di Turing, cioè, ma dice: molti nell'ambito dell'intelligenza artificiale ritengono che... secondo voi quando è che l'ha detto questa cosa? Nel 2013. 5 fingers, 5 anni, 2018. Tanto così va la scienza umana. Allora lui nel 2013 dice: passi tra 5 anni. Se ce ne avevamo 6 di dita, saltavamo un anno. Benissimo, nel 2018. Adesso ci torneremo su questo 2018. Poi c'è Kurzweil, il padre della singularity, e spara una cifra del tutto improbabile.
Lui dice nel 2028. Dice, hai visto però, qui c'è uno studio dietro, c'è qualcuno che le cose le sa, ha visto la traiettoria, l'esponenziale, il Ifden, il CUDA, cioè, ha fatto tutto, poi c'hanno i computer, questi c'hanno i big data, ma ragazzi, c'hanno i big data, questi sanno tutto. 2028 l'hanno calcolato. No, è perché lui nel 2028 avrà 80 anni. E allora gli torna comodo che quando al suo compleanno l'intelligenza universale sarà arrivata. Non si fa così, di nuovo. Poi non devo presentare l'altro collega di Cambridge, il quale sostiene che una delle grandi preoccupazioni dell'umanità oggi, quello che è la preoccupazione primaria sulla quale dovremmo investire, è esattamente l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Dimentichiamoci del fatto che non ci sarà comunque un ambiente di cui preoccuparci nel 2115 se continuiamo così. E vi dice, secondo me l'intelligenza artificiale arriverà nel 2115. E tu ti chiedi, ma quando l'ha detto questo? Non l'avrà mica detto nel 2015, eh? E nel 2015 l'ha detto. 10 fingers, 100 anni. Allora, essendo più furbo di Turing, Turing l'ha raddoppiato. Un Turing doppio. Invece di 50, 100. Massimo, anche 200, ma dai che ci siamo. Punto, punto e virgola, cioè ve la ricordate la cosa, ma metticene anche un altro, se tanto siamo. E soprattutto la cosa geniale è sparare una cifra quando tu non ci sarai più. Nessuno potrà arrivare nel 2115, te l'avevo detto che ci avevi torto, che non era così. Allora nel 2115 nessuno di noi ci sarà per dimostrare che l'intelligenza artificiale non è arrivata, ma nel 2018 sì invece. E torneremo tra poco su questo. Nel frattempo come stanno andando le cose? Questo è il test di Turing come è stato fatto nell'ultima versione. Domandina. La macchina non poteva entrare nello spazio di parcheggio perché era troppo piccola. Che cos'era troppo piccolo? Risposta di chi non sai chi dall'altra parte. Non sono un'enciclopedia sulle gambe. No, io so che sei un computer. Perché non sai differenziare se era troppo piccola la macchina o lo spazio dove parcheggiare. Qualunque essere umano capisce subito quella frase. La car could not fit in the parking space, it was too small. E che sarà troppo small? La car o il parking space? Ovviamente, siccome i computer poverini la semantica non la gestiscono, giustamente perché sono syntactic engines, e dispiace appunto, ma siamo ancora lì. Ora, vorrei anche rappresentare il fatto che questo era il Noam Leibniz Prize, di cui ho fatto anche il giudice la prima volta che è arrivato in Gran Bretagna, e questa cosa ve la posso raccontare velocemente. Quando abbiamo fatto questo test, la giornalista accanto a me della BBC cominciò a fare domande. Allora, avete capito il gioco, si fanno domande, risposte, si cerca di capire chi è chi. Prima, questo non me lo scorderò mai più, perché è come prendere un ceffone da uno che passa per strada, si avvicina a te, gli dà uno schiaffo e va via, resti allibito, stupefatto. La tizia chiede, ti piace il gelato? Sì, no, oddio, oh, non si capisce chi è chi, e chi sarà adesso, il computer o l'essere umano? Cioè, guardi, non, io intanto, non funziona così, se lei fa tutte domande così, questo, così non ne usciamo io. Cioè, no, mentre faccio domande cerco di fermare la giornalista della BBC e lei dice, no, aspetta, mi faccio un'altra domanda, questa volta ce l'ho io una domanda, guardi, adesso questo qui lo metto proprio in crisi. Guarda e fa, scrive, credi in Dio? Sì, no, ecco, ha passato il test di Turing. E la risposta del suo dottore, è lei che non ha passato il test di Turing, inevitabilmente. Purtroppo, signora mia, ci vuole un minimo di intelligenza per interagire anche con le macchine. Allora, la povera macchinetta giustamente non può discriminare, perché se tu fai domande sì o no, l'attrezzo giustamente è indescrivibile rispetto all'essere umano. La domanda che nel frattempo stavo facendo io era la seguente, che è una domanda molto romana per chi ha seguito queste cose. La domanda romana sarebbe stata la seguente, che io non ho posto perché non era comprensibile. I quattro evangelisti sono tre, Pietro e Paolo. Adesso, tipico jokes romano. Però a loro eravamo in un contesto britannico e quindi ho spiegato. Guardi, le tre capitali della Gran Bretagna sono due, Liverpool e Manchester. Che c'è di sbagliato in questa frase? Uno mi ha risposto, guardi, lei non ha capito niente, ha detto tre, poi due, Manchester, che è una confusione completa. E l'altro fa, non ho capito la domanda, me la puoi ripetere? Adesso fammi un po' pensare chi è il computer invece chi è... Perché poverino, giustamente, allora non ci siamo proprio. Allora, arriviamo alla sfida della melanzana, che io ho lanciato nei confronti di Eric Schmidt, che però lui per il momento non ha ancora raccolto. Se nel 2018 una benedetta macchina passa il test di Turing, io mi mangio un piatto così di melanzane che odio,
questo si chiama anche un record, me le mangio tutte, torno qui, me le mangio davanti a voi, perché purtroppo il fatto che i computer facciano cose sempre meglio e sempre di più al posto nostro non ha nulla a che fare con il fatto che lo facciano come lo facciamo noi, è tutto un altro modo, è tutto un altro mondo, non c'entra niente e stiamo soltanto generando confusione. La realtà invece è questa, Roomba, io la raccomando a tutti, se voi avete un frigorifero, una lavastoviglie e una lavapiatti, compratevi Roomba, perché da oggi in poi non pulirete più per terra, è un attrezzo bellissimo, funziona benissimo, indistruttibile, pulisce tutto, si firma, ha sensori, è bravissimo. Ovviamente è una lei, perché a casa nostra la Roomba è un'amica. Noi queste cose qui le sappiamo a memoria, io adesso ve le faccio vedere così al volo. Cioè, queste sono le escalation di cui parliamo, la quantità di potenza di processazione dei dati, i costi che ormai vanno sempre a scarafaccia, non costa più niente processare tutti quei dati. Se voi guardate qui su, questo numero qua, io sfido chiunque a leggerlo, perché quello lì sarebbe il costo dell'equivalente fatto a $100 oggi di un iPad 2 se noi l'avessimo comprato nel 1940. Quelle cifre lì le leggono soltanto i generali americani, cioè nessuno è in grado di leggere una cifra del genere. Ecco, quello sarebbe stato il costo della potenza di calcolo di un iPad 2 fatto pari a $100 oggi, o meglio, insomma, qualche anno fa, nel 2010, nel passato. Ma questi dati noi ce li abbiamo e lo sappiamo bene, questi hanno generato una massa di dati straordinaria. Tutti i dati che abbiamo, grosso modo, li abbiamo creati negli scorsi 10-15 anni, tutti quelli che abbiamo. Quello che precede è un non nulla, una sciocchezza. Noi nel 2020 avremo circa 35 zettabyte, che poi se sono 35, 45, 32, una massa enorme. Da quando siamo usciti dalle caverne a oggi, ne abbiamo creati meno di uno di zettabyte di roba. Allora capite che una trentina, se guardi un etto e mezzo, ma faccia due etti signora, non ha importanza, nel senso che se sono grosso modo 30 i zettabyte che abbiamo creati e uno tutta la storia dell'umanità, è chiaro che tutti i dati che abbiamo li abbiamo creati come massa nello scorso poco decennio o giù di lì. Questo crea enormi problemi che magari possiamo discutere dopo, ma tutto questo ovviamente, la escalation di quanto processiamo, quanto costano poco, tutti i dati che si accumulano. Chiaramente la comunicazione avviene tra le macchine, giustamente, ci mancherebbe, questo è un dato di fatto pure lui. L'abbiamo passato prima del 2010, il punto in cui ci sono più macchine che parlano tra di loro piuttosto che esseri umani. Se oggi dovesse arrivare qualcuno da Marte e occuparsi di semiotica e comunicazione, probabilmente tratterebbe gli esseri umani come un fenomeno marginale, nel senso che poi in termini di quantità di dati che si scambiano in comunicazione sono le macchine che parlano, noi siamo lì a fare qualche cosina, ma insomma la vera massa di dati che va e viene è machine to machine. Se Cisco, da cui viene questo diagramma, ha ragione, quando raggiungeremo il 2020 ci saranno circa 7 oggetti che si parlano tra loro per ogni persona vivente. Questo tutti inclusi, incluse anche le persone che non hanno mai fatto una telefonata in vita loro, il che vuol dire che tutti quelli in questa stanza ce ne avranno almeno 35 di oggetti, perché ci saranno altri che non ne avranno nessuno. Quindi la cosa è mostruosa ed è chiaramente indicata da tutte quelle lucette che vanno e vengono quando torniamo a casa e si parlano tra di loro e noi non sappiamo neanche di che cosa stanno parlando tra di loro. Ora questo va tutto bene, ma che cos'è che è successo mentre tutto questo avveniva? Vi ricordate quelle due strisce, quella che va giù, quella che va su, il bel cerchione di dati e tutta questa massa di informazioni che stiamo gestendo. Questo di nuovo siamo nel posto giusto dove non dover spiegare che cos'è questa immagine, ma è un'immagine banale di un braccio meccanico e lo spazio disegnato da quel braccio meccanico, almeno in inglese si chiama envelope, il termine italiano non lo conosco, non so se si usa lo stesso, e è lo spazio tridimensionale in cui quel robot riesce ad operare con successo. Allora io qui utilizzando quella parola, in realtà utilizzo l'inglese per dire quello che noi abbiamo fatto e la ragione per cui le nostre macchine funzionano sempre meglio, non è perché noi abbiamo creato macchine che hanno a che fare con successo con il mondo esterno. Voi provate a comprare un prodotto IKEA e a scatenare Roomba nel costruirlo, a metterlo insieme. No, proprio good luck. Manca un bullone, quel bullone se è spanato, dove sta la tavola, le istruzioni non si capisce niente, ma non riescono due esseri umani con due PhD a Oxford a metterlo insieme quel tavolino, cioè, riferimento biografico serio,
la povera rumba. Allora, in realtà quello che abbiamo fatto è stato costruire sempre di più, e questo lo stiamo facendo oggi, e questo è una delle cose di cui ci dobbiamo un po' preoccupare, stiamo costruendo il mondo per adattarlo alle nostre macchine, cioè non abbiamo creato oggetti che si adattano al mondo, stiamo trasformando il mondo in modo che sia una grande envelope all'interno del quale queste macchine, che poi restano abbastanza semplici nella loro operatività, hanno sempre maggior successo. Allora è un mondo che si sta trasformando in machine friendly, non sono macchine che sanno avere a che fare con il mondo. Questo per avere un po' più di concretezza, questi sono i dati europei più recenti, e quando si guarda a chi va online in Europa, 500 milioni di persone, questa riga vi dimostra che oltre il 20% degli europei è online quando non è né in ufficio né a casa. E dove stanno questi? Ma dove stiamo? Ma stiamo in questa envelope, non usciamo più. Adesso tra un po' vi spiego perché, ma noi stiamo sempre dentro la lavatrice, ve lo spiego tra un attimo. Dalla lavatrice non stiamo più uscendo, e in questa lavatrice in cui operiamo, le macchine operano molto meglio di noi. Non c'è driverless car se non c'è anche il GPS, la mappa, i sensori e tutto il benedetto tagging che gli va incontro. È quello che, insieme ovviamente a tutta una serie di algoritmi di umana provenienza, permettono alla macchinetta di andare da A a B a C. Allora, che c'entra la lavatrice? La soviglia, scusate, è questa qua. Questa è una cosa abbastanza seria. In alto a sinistra trovate quello che si descrive in termini un po' così, pretenziosi, una ontologia. L'ontologia qui è il fatto che io costruisco quella scatola intorno a un robottino facile, facile. Nessuno, come si direbbe in inglese, in his right mind, no, pulirebbe i piatti come fa una lavatrice o una lavastoviglie. La lavastoviglie ha queste due pale che girano. La prossima volta che entrate in casa e io sto lì, che c'ho, no, mi portate al manicomio. Allora perché? Le due pale girano, ci metto un po' di sapone e poi costruisco un bel box, la envelope, intorno al computerino semplice semplice. Quello in mezzo è l'errore, il modo in cui noi concettualizziamo la robotica del domani. Un robot come noi, che pulisce piatti come me. Quello in alto a destra è il robot che io voglio per Natale, perché è quello che fa da interfaccia tra due spazi, tra due ontologie, l'ontologia che si chiama cucina e l'ontologia che si chiama lavastoviglie, e prende i piatti dalla cucina e li mette nella lavastoviglie. Al momento quell'interfaccia sono io, e quell'interfaccia dovrebbe sparire, non c'è necessità che quell'interfaccia sia lì, è un processo abbastanza elementare che il robottino lì può fare benissimo. Il giorno in cui noi trasformiamo tutta la cucina in una envelope, non è che all'improvviso, come la giornalista della BBC, oddio oddio è arrivata l'intelligenza artificiale, siamo noi che abbiamo trasformato il mondo per renderlo machine friendly. Allora, tutto bene, fine del discorso, per fortuna, rilassiamoci, andiamo a casa, saremo tutti contenti? No. Questo processo che ho cercato di illustrare in maniera leggera, poi si può fare un discorso un po' più complicato se volete, di enveloping the world, cioè di trasformazione del mondo in machine friendly, in realtà crea delle serie sfide sulle quali sì che bisognerebbe investire, non su Terminator arriva o non arriva, l'intelligenza artificiale arriva o non arriva, quella serie, quella della science fiction. E queste quattro challenges adesso ve le illustro un po' velocemente perché non abbiamo tanto tempo. La prima, ve le dico un po' in inglese ma tanto poi ci intendiamo, è la cosiddetta replaceable agency. Noi per tanto tempo siamo stati gli agenti smart, intelligenti dell'universo e c'eravamo solo noi. Adesso siamo rimpiazzabili, ma la rimpiazzabilità nostra è senza limiti. Questo in genere spiazza il giornalista che ti sta intervistando, dice, ma allora lei crede in intelligenza artificiale? E tu gli spieghi che non ha capito niente, devi proprio ricominciare da capo. Dice, no, lei non ha capito. Il fatto che questi qui, questi attrezzi che noi costruiamo faranno sempre meglio e sempre di più, il limite è il cielo, come si dice in inglese, è lo sky. Qualunque cosa noi facciamo oggi è praticamente rimpiazzabile, come poi vi farò vedere da un attimo, da un robot più o meno intelligente nel senso banale del termine, cioè smart. Questo è il quadro che si presenta. A destra, credo che voi abbiate già visto questa statistica, è un po' vecchia, del 2013, ha fatto scalpore, anche perché i due colleghi di Oxford, Osborne, Mike è ancora con noi, mentre Frey è andato via, hanno analizzato, come dice appunto la slide, cosa avviene se si comincia a pensare alla computerizzazione del lavoro nel mercato americano,
la data source lì, per quelli che non riescono a leggere, non era il Bureau of Labor Statistics. Una volta che noi cominciamo a pensare alla probabilità della compilazione di un particolare lavoro e quindi alla distribuzione di chi lo perde e chi lo mantiene. Allora, quella bella grafica a sella, cioè così a U, no? Da un lato ci sono quelli che non lo perderanno mai, in mezzo ci sono quelli che vanno di qua o di là e dall'altro sono quelli che lo perdono completamente. Allora, tanto per portare un paio di esempi classici, c'è chi fa i massaggi, stiamo tranquilli, perché il massaggio tu non te lo vuoi far fare da un robot, no? Non si sa mai, quello lì magari poi dopo spinge un po' troppo e ti spacca due costole. Però il paralegal va via, non c'ha proprio futuro in una società in cui abbiamo robottini, cose intelligenti, la app, e il paralegal è finito. Cioè quello che va in archivio e trova tutte le sentenze di quella cosa, e quello lì lo fa bene una app, non ci vuole niente. Allora c'è questa completa spartizione delle acque tra chi è completamente rimpiazzabile e chi non lo è affatto. Ora però guardate dei dati che in realtà non sono stati molto studiati, e questo è successo perché a me è avvenuto di fare una consulenza con il Ministero dei Trasporti in Finlandia, ci vuole anche un po' di fortuna ogni tanto. Questi avevano rifatto lo stesso studio, e ho detto guarda questo studio non è così, erano molto convinti i colleghi, questo non lo sa nessuno, ma lo faccia sapere al mondo, lo dica, guardi che la cosa è più complicata. Lì la descrizione sarebbe più complicata e va su e giù. Vedete che i lavori, alcuni saltano, alcuni no, alcuni su, alcuni meno. Perché? La differenza tra destra e sinistra, e questo il paralegal nella nostra stanza sarà contenta o contento, è che mentre a destra i colleghi di Oxford, se voi leggete il paper, è un paper molto serio, dicono giustamente noi non prenderemo in considerazione l'impatto della legislazione. A sinistra hanno fatto il contrario. Hanno detto proviamo anche a vedere cosa succede se la legislazione fa la differenza, e se la legislazione fa la differenza come ha sempre fatto e come farà, succede quello, alcuni lavori sì, alcuni no, ma il mondo è un po' troppo, molto più complicato. Dice che c'entra la legislazione con la robotica? C'entra tantissimo. Analogia e poi esempio, analogia, immaginiamo di stare parlando del mondo dell'impiego all'interno delle centrali nucleari. Da un lato non prendiamo in considerazione gli aspetti legali, dall'altro sì. E poi applichiamo questo alla Germania, dove a un certo punto hanno deciso che il nucleare lo togliamo, politicamente, con un gesto di tipo normativo. Non è che non è possibile, semplicemente da oggi a domani la Germania smette di avere il nucleare. Cioè, allora quel mondo lì, lavorativo, è finito. Cioè, tu vuoi fare l'ingegnere nucleare in Germania? Non credo proprio, pessima idea. Allora, è chiaro che la legislazione ha un altissimo impatto su dove va il mondo del lavoro e quindi anche sul successo o meno dell'intelligenza artificiale intesa in questo modo. Questa era un'analogia. L'esempio è il seguente. Se domani qualcuno dovesse decidere che, indipendentemente dalla fattibilità o meno della tecnica in questione, se lei ha un taxi ci deve essere un guidatore umano dietro il volante, la driverless car, che ha un enorme impatto a destra, non ha alcun impatto a sinistra. Possibile che saremo così sciocchi da impedire ai taxi di essere driverless? Beh, qui forse un ragionamento anche storico ci sta bene. Voi quanti treni conoscete che vanno da un punto all'altro senza alcun guidatore sopra? Treni? Con la rotaia? La metro, sì. Allora cominciamo a dire, allora forse il driverless car lo troviamo all'aeroporto, a Napoli? Forse meno. La questione è aperta. Allora non vi sto dicendo problema risolto, no, la situazione è molto complicata, ma è complicata perché ci sono altri fattori che noi non stiamo prendendo in considerazione. Quando recentemente, adesso arriverà anche in Italia, un collega ha presentato qualche settimana fa lo stato delle professioni, Richard Susskind, è molto bravo, hanno studiato cosa succede se tutto questo avviene per i medici, per gli avvocati, per gli architetti. Non abbiamo discusso il seguente argomento, perché l'analisi è molto semplice. Arriva la tecnologia e questa professione sparisce. Forse, perché la tecnologia è anche arrivata ad esempio nell'ambito della musica, però non è che non ci sono più musicisti. Certo ha trasformato, ha rivoluzionato, ma ci sono ancora orchestre, ci sono ancora principianti, c'è gente che va ancora al conservatorio. Allora le cose stanno più complicate. Io non sto dicendo
allora non c'è problema, anzi no, il problema è vivace e in realtà è proprio qui che dovremmo studiare, ma la cosa è molto complicata. Complicata anche dal seguente diagramma. Questo qui è una qualsiasi banale curva gaussiana, ci mancherebbe. Questa è applicata al quoziente di intelligenza. Purtroppo qualunque popolazione uno prende umana, la curva è quella, non cambia. Noi tutti speriamo di essere dal 100 al 180. Purtroppo sappiamo che qualcuno sta dal 100 al 20. Non in questa stanza forse, però non c'è niente da fare. Allora, il problema è che la curva resta ferma e invece le domande dal punto di vista lavorativo della nostra società dell'informazione stanno spingendo quella curva sempre più a destra. Un conto è passare da un mondo agricolo a un mondo industriale dove invece di togliere le staffe ai cavalli o che altro, di zappare la terra, vai a imbullonare qualche altra cosa. Altro conto è chiedere a quello poi di fare webmaster. Allora c'è in realtà una piccola fallacia qui che purtroppo è spesso sembra essere spesso presente nell'Economist, e cioè che l'industria tanti ne distrugge, tanti ne crea. Ma la storia non è proprio così semplice. In realtà il mondo di oggi crea lavori molto più complessi, e questo l'abbiamo visto stamattina al Politecnico, dove appunto avere il dottorato dal Politecnico di Torino in ingegneria è condizione necessaria e a volte insufficiente per trovare lavoro. Allora forse non è proprio banale dire che tanti in agricoltura, tanti in industria, tanti in industria, tanti nella società dell'informazione. Forse sì, forse no. Tutto da vedere. Almeno poniamoci la domanda, perché questa semplice equazione che ogni innovazione tecnologica distrugge e crea tanto quanto non sta in piedi, va rivista, va studiata. Seconda questione di cui preoccuparsi seriamente, la nostra predicibile libertà. Questa di nuovo non è science fiction, non è roba Singularity 2018, 3522, il numero che volete in mente. Questo c'è scritto, per chi non riesce a leggerlo, 2013, è già avvenuto. Questa è la corte di Filadelfia che decide di usare il computer forecast per predire il comportamento criminale futuro e determinare sulla sua base l'entità della pena. Cioè vi dice, guardate che siccome tu hai questo profilo e io sospetto che tu, se non ti do una pena abbastanza robusta, ci ricadi un'altra volta, allora mi sa che rincaro la dose. Vuol dire che io forse ti do una spintarella in più. Sulla base di cosa? Big data, algoritmi, cioè di predicibilità della nostra libertà, che no, parlare di Minority Report è una falsa riga, vuol dire confondere quella che non è più science fiction con invece una realtà che sta avvenendo di giorni. Fattibile, dovremmo continuare a fare così, stiamo delegando alle macchine, queste sono cose gravissime, che però stanno avvenendo prima ancora che la riflessione si faccia critica e prima ancora che la legislazione poi decida se è una cosa fatta bene oppure no, e questo è pericolosissimo. Tra l'altro questo è già stato introdotto in Gran Bretagna, sta arrivando anche dalle parti nostre. Poi sempre in questione di libertà, ma in questo caso si parla di autonomia, cioè di capacità di autodeterminazione, l'autodeterminazione non è necessariamente libera, vuol dire semplicemente che mi do regole da me stesso. Basta, un termostato può essere autonomo senza essere libero, insomma, tanto così per capire da che parte stiamo. Allora, questa autonomia è anche influenzabile e questo è un altro fattore su cui preoccuparsi molto. Vi porto un piccolo esempio, così di nuovo stiamo un po' sul concreto. Questa è la spesa della cosiddetta programmatic advertising a livello mondiale. La proiezione è fino al 2017, quindi siamo già in territorio abbastanza noto. Nel 2017 arriveremo a 33 miliardi di dollari, che sono tanti, Allora, se fate un conto che il GDP della Svezia sono 600, ecco, capite che 33 non è proprio, non sono noccioline. Che cos'è il programmatic advertising? È l'equivalente nel mondo della pubblicità di quella che è la lotta tra macchine nel cyber war. Cioè bisogna arrivare ad occupare uno spazio, che è lo spazio della pubblicità, ad esempio su Google. Quello spazio è venduto a un certo costo, c'è un certo modo di bid per quello spazio, l'occupazione di quello spazio deve avvenire in microsecondi, per percentuali di soldi, e quindi soltanto le macchine possono farlo, soltanto l'intelligenza artificiale mi permette, così come anche in finanza e tutto il resto, di poter vincere e arrivare a pagare il meno possibile per il massimo quantitativo di spazi, nel modo più utile, nel mondo, eccetera, eccetera.
Perché questo esempio? Perché poi queste operazioni finiranno poi per influenzare la nostra autonomia. Questo è advertising che poi mi finirà per determinare se io avrò acquistato questo bicchiere o invece quella tazzina, presentandomi di volta in volta i prodotti in un modo o nell'altro. Anche qua la influenzabilità dell'autonomia umana è ad alto rischio e c'è di che studiare e preoccuparsi. Poi in tutto questo c'è una tendenza a delegare e quindi a dipendere da sistemi complessi che è straordinaria. Oggi di nuovo vi porto un piccolo esempio, sempre per restare un po' sul concreto. Questi sono dati sui quali quasi nessuno è in disaccordo. Vengono dalle Nazioni Unite, dal Department of Economic and Social Affairs, ed è una proiezione di dove andranno a vivere, dove vivranno gli esseri umani nei prossimi anni. Arriva fino al 2050 per ovvie ragioni dei soliti cinque dita, ma sono appunto proiezioni abbastanza ben accette, non particolarmente problematiche. Vi dicono quanto crescerà la popolazione urbana. Ora questo va sotto il titolo di smart city, ma tante di queste cities non saranno poi così smart, ma grosso modo il numero percentuale della popolazione arriveremo a numeri straordinari, cioè, l'umanità vivrà nelle città, la campagna, tutto il resto, c'è poco da fare. Questi sistemi sono ad altissima densità tecnologica, lo sappiamo benissimo, e di nuovo non va spiegato qui a Nexa, ma che significa questo? Questo significa che la fragilità di questi sistemi è pericolosa e quindi tanto più noi finiamo per affidarci e costruire la nostra esistenza sulla base di questi sistemi, tanto più dovremo occuparci di questioni di rischio, di affidabilità, di delega, di chi controlla cosa. E questo non è che non si stia facendo, ci mancherebbe, cioè, oggi veniamo appunto da discussioni di tesi dottorato che si occupano già di questo in maniera molto attenta, ma è qui che bisogna investire, non sull'arrivo di Terminator, perché il Terminator siamo noi, se qualcosa andrà a scatafascio sarà perché l'avremo costruita noi male, senza pensarci prima o senza preoccuparcene al tempo giusto. Allora, le due domande che io con le quali vorrei chiudere sono queste qui. Noi che infosfera stiamo costruendo? Questa è la domanda sulla quale vorrei vedere un po' più di sforzo piuttosto che preoccuparsi dei fantasmi. E in questa infosfera che stiamo costruendo, ma quale progetto umano stiamo perseguendo? E anche qua, possibile che tutta la preoccupazione sia legata a inflazione, GDP e numero di posti di lavoro, quando questa è semplicemente la benzina dentro l'automobile, ma non vi dice dove vogliamo andare. Cioè era una condizione necessaria per avere un futuro, ma non vi dice quale futuro vogliamo raggiungere. E questo è momentaneamente, come si direbbe in inglese, disappointing. Nel senso, è un peccato che la politica oggi sia ridotta a economia e l'economia sia ridotta a condizioni necessarie del progetto umano, senza avere l'abilità di proiettare verso il futuro il dove vorremmo andare, che cosa vorremmo fare con questa nostra infosfera che stiamo costruendo. Qua mi sembra che ci sarebbe molto più da investire piuttosto che nel preoccuparsi arriverà o non arriverà l'apocalisse elettronica. Allora, tre considerazioni al volo. Dobbiamo pensare di più e meglio, dobbiamo costruire o design meglio e dobbiamo essere molto più attenti in quello che stiamo facendo. Queste sono questioni che stanno molto più a cuore di quanto non sia invece la presenza dell'intelligenza artificiale. E siccome siamo partiti con un classico, chiudiamo con un classico, da Omero a Shakespeare. E qui ci vorrebbe una voce un po' più seria, una pronuncia un po' più decente della mia. Questo è dal Giulio Cesare. E qualcuno ricorda cosa? Men are sometimes masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings, schiavi. Se noi saremo schiavi e non saremo in grado di aver costruito la società del futuro, non sarà perché sarà arrivata la società del futuro in cui l'intelligenza artificiale è esplosa, non sarà perché qualcuno ha passato il test di Turing, perché il mio computer non avrà intelligenza, non capirà niente, non avrà semantica, non saprà la differenza tra vero e falso, soprattutto non gliene fregherà niente se io vivo o sono morto. Purtroppo sarà una responsabilità totale, completamente, solamente umana. Ora, di questo preferiamo dimenticarcene e preoccuparci dei cavalieri dell'apocalisse e dell'intelligenza artificiale che non arriverà domani. E con questo possiamo passare al Q&A. Grazie.